Lunedì 30 settembre 2024, ben ritrovati, abbiamo saltato una settimana perché lunedì scorso era la festività di San Pio da Pietrelcina e ovviamente Padre Pio ha sempre la precedenza. E siamo però felici di ritornare a parlare di sostenibilità con la regola della sostenibilità da Francesco a Francesco e come vi avevamo anticipato già nel corso della prima puntata ad aprire la nostra trasmissione, quest'anno abbiamo veramente l'onore oltre che il piacere di ospitare il professor Francesco Lenoci dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano che ci aiuterà a fare il punto, punto per punto dell'agenda ONU 2030 attraverso i suoi 17 eh, passaggi ecco, eh, per capire a che punto siamo a, quasi, eh, po a poco più di 5 anni dal raggiungimento appunto, del 2020. E 30, professor Lenoci ben ritrovato e grazie per la sua disponibilità. Grazie a voi. Siamo davvero molto grati, eh, però anche contenti di poterci giovare di una voce così autorevole per trattare di temi così importanti. La scorsa puntata spiegavamo. Facendo le premesse al lavoro che ci aspetta quest'anno, che l'economia da lineare deve diventare sempre più circolare e che la sostenibilità deve essere condivisa. Ecco, se vuole, mh, ecco, prima di arrivare al primo punto, fare un, un pensiero di carattere generale, eh, c'è la possibilità, e poi andiamo a vedere che cosa ci dice il primo punto dell'agenda ONU. Sì, l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile è un programma d'azione per perseguire 5 P. Persone, pianeta, prosperità, pace, partnership. Ed è già da qui evidente che ci sono tanti tanti problemi per perseguire queste 5 P. In un mondo, ahimè, contraddistinto addirittura da guerra in corso ma andiamo alle aziende le aziende praticamente devono cercare di creare ma in molti casi riescono anche a distruggere valore come fanno a creare o a distruggere valore si basano su un modello di business il modello di business può essere valido o non valido è alimentato da certi capitali e deve perseguire certi obiettivi ecco io Proporrei una lettura dei sette obiettivi in termini di capitali. I capitali cui faccio riferimento sono sei. Il primo è il capitale umano, sappiamo tutti quanto è importante. Ecco, il capitale umano si eh, genera tutta una serie di eh, connessioni con salute e benessere, istruzione di qualità parità di genere, lavoro dignitoso e crescita economica, ridurre le disuguaglianze, città e comunità sostenibili. Poi c'è il capitale finanziario, che non credo abbia bisogno di spiegazioni, è quello che permette, sono i finanziamenti, questo si interfaccia con il lavoro dignitoso e la crescita economica e con le città e comunità sostenibili. Il capitale materiale e infrastrutturale si interfaccia con salute e benessere, lavoro dignitoso, cresce imprese, città e comuni sostenibili, consumo e produzione responsabili. Poi c'è il capitale organizzativo, dalla slide si vede che si interfaccia con sempre ancora con salute e benessere, eccetera. Il capitale naturale si interfaccia anch'esso con tanti obiettivi e infine c'è il capitale sociale e relazionale che è quello che praticamente... Si interfaccia con la maggior parte degli obiettivi. Ecco, prof. Andrei a recuperare le slide di cui ci parlava. Eh, che Abbiamo attinto dal rapporto 2024 del, dell'Istat. Eh, ecco, nel frattempo ecco. che le andiamo a vedere, le chiederei un ulteriore piccolo commento. Quindi andiamo: assolutamente con la, sì, andiamo con la prima grafica, come fa. Come fa l'Istat a verificare i miglioramenti oppure i peggioramenti del, del perseguimento del, di questi obiettivi? Ha una serie di misure statistiche, ne ha utilizzate addirittura 260 e quindi praticamente dice, le ha divise in misure statistiche in miglioramento che sono le stiamo vedendo e misure statistiche in peggioramento rispetto a dieci anni prima e rispetto all'anno precedente. Allora cosa emerge? Che il principio 5, cioè la parità di genere, è migliorato tantissimo in questi dieci anni, così come è migliorato tantissimo il, discorso, il principio numero 7 l'energia pulita e accessibile così come il principio numero 8 lavoro dignitoso e crescita economica e il principio numero 17 rispetto all'anno prima però il 5 e il principio 5 e il principio 8 registrano un 50% di quello che è eh, poteva verificarsi. Se andiamo invece ai peggioramenti, vediamo che rispetto a dieci anni prima, purtroppo è migliorato, è peggiorato, purtroppo. Il principio, l'obiettivo numero 4, cioè l'istruzione di qualità e lo dico veramente con il cuore pieno di amarezza, l'istruzione di qualità è peggiorata. Ed è peggiorato anche l'obiettivo numero 11 cioè città e comunità sostenibili le città hanno problemi seri di trasporto ad esempio hanno problemi seri di eh, abusivismo edilizio um, una Notizia da notare eh, mh, da questo grafico è eh, eh, che, con riguardo invece ai obiettivi, agli obiettivi 9, imprese, innovazione e infrastrutture, e 10, ridurre le diseguaglianze, non ci sono stati peggioramenti nel corso dei 10 anni. Se andiamo a vedere come funzionano questi discorsi a livello di regione. E beh, qui il quadro eh, è molto variegato. Siamo, ovviamente, in Italia, ci riferiamo alle regioni italiane, e le grafiche successive ci aiutano a seguire il ragionamento del prof. Dobbiamo anche, amm do dobbiamo anche sì. ammettere, Prof, che sono obiettivi, per quanto necessari e non più rinviabili, sono anche molto sfidanti, ecco perché forse siamo ancora un po' indietro sulla tabella di marcia. Andiamo... Passiamo a quello sulle regioni. Sì, andiamo quello alla grafica sulle... sulle regioni. Eccola qui. Ecco, qui emerge in tutta evidenza che il livello di sviluppo sostenibile per le regioni del sud si colloca nella colonna basso, ahimè. O medio basso. Invece per le regioni del nord si colloca. Nella colonna medio medio alto e alto. Quindi c'è una discrasia, una veramente una disuguaglianza di fatto tra le varie regioni italiane. Se andiamo ancora avanti, vediamo che sostanzialmente rispetto a dieci anni precedenti, hanno comunque registrato dei miglioramenti l'Abruzzo, la Puglia e la Calabria. E questo è un segnale positivo. Chiaramente la premessa è che purtroppo il dato di partenza era assolutamente negativo, però ha registrato dei miglioramenti, i più, i più significativi miglioramenti. Emilia Romagna e Toscana invece sono quelli che hanno registrato i peggioramenti. Eh, meno peggiori di tutti quindi un altro segnale positivo rispetto all'anno precedente invece cosa è successo se cambiamo slide è successo che come vedete i miglioramenti sono diminuiti e invece eh, i peggioramenti contraddistinti dal rosso hanno aumentato la, la, la superficie anche qui emerge comunque che i eh, i peggioramenti migliori, quindi li ha registrati eh, Abruzzo, Puglia e Basilicata, quindi peggioramenti inferiori a quelli delle altre regioni. Se passiamo all'obiettivo numero uno, e qui vediamo l'obiettivo numero uno si chiama sconfiggere la povertà o per esteso porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo. Eh, gli obietti, i, il target è ultra ehm, ambizioso, nel senso che entro il 2030 si deve eliminare la povertà estrema per tutte le persone in tutto il mondo, attualmente misurata come persone che vivono con meno di un euro. 1$25 al giorno. Il tempo a nostra disposizione anche per oggi è terminato, però siccome l'argomento è eh, di rilievo io mh, ecco magari eh, ci dedicherei altro tempo nella uh, prossima. Puntata, magari anche ecco per prima di passare al punto successivo. Per cui per il momento ci fermiamo qui, ci ritroviamo, però alla prossima puntata della regola della sostenibilità per fare il punto punto per punto all'agenda ONU 2030. Un saluto da parte del prof. Grazie, prof. Alla prossima settimana. Grazie a voi. Bene, io restituisco la linea alla regia per la prima pausa pubblicitaria, ci ritroviamo tra pochissimo.